eccoci qui amici di Vino di Vino, vi faccio vedere più o meno come si vive una giornata da Vino di Vino, giornata di riposo dal lavoro ufficiale perché non si campa di YouTube e quindi lavoro da un'altra parte. Oggi è il mio giorno di riposo e lo iniziamo con le modifiche al video che presto vedrete, eccolo qua. Questo è il mio computerino, ci sono le modifiche da fare per il nuovo video, questo è il lonzino di maiale e fichi, lo state vedendo in anteprima ma in realtà quando pubblicherò questo video sarà già uscito. Poi ci vediamo le notizie un po' in TV e siamo pronti per uscire per far fare la passeggiatina ai nostri due cagnolini. Un'altra parte fondamentale della giornata è far prendere aria ai propri cagnolini e quindi farli uscire, farli sgambare, come si suol dire. I due monelli, Ewi, la femminuccia, la mamma, e Gimli, il figlio, li avrete già visti in qualche video che magari vi linko qui in alto. Quindi adesso li portiamo al parco e li facciamo giocare, è vero? Ewi, è vero? Andiamo al parco a giocare? Sì, sì, al parco. Va bene. Quindi questa è un'altra parte fondamentale del proprio giorno di riposo. Far uscire bene i cani, tenerli fuori almeno un paio di ore. Eccoci qui dove siamo venuti a trascorrere il nostro giovedì di riposo, combinazione astrale, anche mia moglie oggi è di riposo. E quindi siamo venuti un bellissimo centro commerciale di giovedì e non di domenica, perché di domenica si sta a casa ed è giusto che anche chi lavora negli ipermercati stia a casa con la propria famiglia. Ecco qui dove mi rifornisco i prodotti per il mio orto ed eccoci qui, adesso andiamo dentro. La Primark, la droga per ogni uomo e donna che vuole risparmiare. Allora, vediamo cosa abbiamo comprato da Primark. Candele, moglie, poi moglie, marito, candele, mutandoni, guanti, bollette, 1,50 euro, ecco qua, 1,50 euro e mollette, pazza candela, calze e smalti vari. Fantastico, non mi ha speso niente. Poi c'è Tiger con tutte le sue minuterie, bellissime, bravo. Bello, bello. 10.049, grazie. Cose più inutili della storia, tipo questa riserva che serve a niente. Fantastico Tiger. Ti fa spendere soldi inutili. Eccoci qui alla grande I, fantastica. Qui puoi scegliere quello che vuoi, carne, pesce, te lo cucinano al momento, dopo vi farò vedere come. Fantastico. Nel reparto enoteca dell'Iper, cosa ho trovato? Una figata assurda, il bastone con la grappa. Questo è il mio bastone della vecchiaia, il campanello. Quindi quando vorrò cacciare tutti suonerò il campanello e ubriaco berrò la grappa. Fantastico, troppo figo.
qui ci siamo fermati in uno straordinario posto, praticamente all'interno dell'ipermercato. C'è, tu puoi comprare quello che vuoi, vai in una cassa speciale vicino alle cucine, paghi, ad esempio guardate, ho preso tartara 4,06 euro, ti siedi e te la mangi, la condisci, aceto, lo stesso va, poi ti danno il pane, poi ti prendi il vino fresco dal frigo. Quanto costa sto vino? 8 euro, 8 euro lo paghi, peccato per i bicchieri, purtroppo solo bicchieri di plastica, vabbè, ma miglioreranno, poi non si paga il coperto, non si paga il servizio e vabbè, ovviamente posate di plastica. Quindi abbiamo preso tartara, poi la novità qual è? Che puoi prendere carne, pesce, c'è anche il sushi, c'è pesce crudo, carpaccio. Vai al banco e prendi il pesce o prendi la fetta di carne alla macelleria e loro te la cuociono gratuitamente. Quindi non so, prendi una spigola, quanto viene? 12 euro, 12 euro la paghi. Poi c'è dell'ottimo pan focaccia, fantastico. E dopo vi facciamo vedere i dolci, qua c'è un altro carpaccino che stiamo condendo. Guardate che bella carne, che bei colori, fantasticherie. Tutto questo, carpaccio, due hamburger grandi da 250 grammi in uno, tartare, carpaccio, dolci, pane e vino. Abbiamo pagato sui 26 euro, 27 euro massimo. Immaginate voi, diviso due, quindi conviene tantissimo. Fantasticherie qui ad Arese. Prossima volta facciamo il pranzo a base di pesce, pesce crudo. Guardate che bello. Ci vediamo dopo perché vi faccio vedere la salsiccia, gli hamburger e poi i dolci. Ah, il vino fantastico, vegano, biologico, c'era solo d'Abruzzo, veramente veramente buono. Ecco, guarda, guardate, mettono un cartellino per dire che l'hai pagato. Guardate, sta suonando ed è pronta la nostra roba. Fantastico, meraviglioso, cottura al sangue perché ci si può fidare. Guardate, cotto benissimo, adesso nuovo pappo, tutto subliminale, subliminale. Eccola qui, è arrivata la ciccia, arrosto buonissima, siamo già iper pieni, iper sazi, ma continuiamo a mangiare un giorno ogni tanto, che non cuciniamo noi, facciamo cucinare gli altri, ci sta. Guardate, bella cottura perfetta, buon pranzo. Adesso siamo arrivati al dolce, focaccia dolce, che è subliminale, l'ho mangiata in Piemonte, e poi una crostatina, adesso la stiamo per aprire, una crostatina con mirtilli e lamponi, fantastica, buonissima. Mio negozio preferito di piante, guardate cosa abbiamo trovato, una pianta fantastica. Guardate, aspetta, prova a toccarlo, no, non funziona, si è rotto. È una pianta magica, basta toccarla. Sei emozionata? Ma se... Eccola qua, vedete? La devi toccare con più forza. Guardate, si chiude. Prova a toccare un'altra, puoi vedere bene. Aspetta. Vai. Guardate, si chiude su se stessa. Fantastica. Adesso la compriamo, costa solo 2 euro. Nel frattempo è già arrivato Natale, guardate che bello. Tutte le decorazioni, il villaggio. Sai dove? È già Natale, guardate che bello.
a Milano e già Natale. E poi si conclude la serata con il cinema. Oggi vediamo L'uomo delle nevi oppure It. Decidiamo un po' dopo. Eccoci qua. Cinema e poi a nanno.